Ciao ragazzi, benvenuti in questo video un po' particolare, un po' diverso dal solito, ma sono in vacanza e però ho detto oggi è il mio compleanno e sono qui sulle Dolomiti, non mi lamento, e voglio farvi un bel video, ok? Parliamo di una cosa che mi scrivete in continuazione, ragazzi. Intanto iscrivetevi al canale se vi interessa il business online, come guadagnare e magari raggiungere degli obiettivi interessanti, e scrivete auguri nei commenti, perché probabilmente lo pubblico subito questo video, pubblico oggi, ora che finisco la mia piscina, sauna e quant'altro. Allora, vi voglio spiegare una cosa. Siccome la domanda che mi fate sempre è cioè ogni volta che pubblico un video, intanto iscrivete al canale, anche perché qui è pieno di video su come fare business online, come guadagnare online, ok? Però mi chiedete sempre, ma ci vuole la partita IVA, ci vuole la partita IVA, ci vuole la partita IVA. Allora ho detto, adesso vi spiego, vi faccio un video in cui vi spiego esattamente come potete avviare un business online senza praticamente dover aprire subito partita IVA, perché voi potete avviare un business online e poi aprire la partita IVA quando siete, diciamo, arrivate ad un punto in cui guadagnate bene, ma non ha senso aprirla subito, non sapete neanche che cosa volete fare, magari volete provare. Quindi adesso vi dico, analizziamo business per business. Allora, partiamo da YouTube, un canale YouTube o un cash cow channel, ok? Partite, non c'è bisogno, partite, fate video, tanto ci vuole, ci vogliono 1000 iscritti per monetizzare, ci vuole 4000 ore di video visti nell'arco di 365 giorni, a voglia, ci vorrà un anno prima di monetizzare. Quindi voi lo aprite, voi potete tranquillamente, anche se raggiungete la monetizzazione, magari fate 50 euro al mese, 100 euro al mese. Questo canale YouTube ci ho messo 9 mesi per attivare la monetizzazione, diciamo, poi il primo mese mi ha fatto 27 euro, adesso guardatevi il video scorso, quello su quando ho superato, nel mese di giugno ho superato i 1100 euro di guadagno. Bene, ma sono passati 15 mesi, nel frattempo tutti i soldini li lasciate tranquillamente su Google, tanto Google vi fa il bonifico tipo dal 22, c'è un periodo di tempo dal 22 al 26, non mi ricordo, e però dovete mettere l'IBAN. Se voi non mettete l'IBAN, lì restano i soldi, quando poi diventano, rimangono sul vostro account Google. Quando magari poi avete 10, 20, 30 mila euro, allora magari dite, guardate, io ho questo canale YouTube che può essere un cash cow channel. Se vuoi aprire un cash cow channel, cioè un canale YouTube dove non ci metti la faccia, guardate il mio corso completo, lo trovi qui nella home page di questo canale YouTube, trovi tutte le playlist, c'è la playlist corsi completi gratis, guardati. Quindi, oppure un canale YouTube dove ci mettete la faccia, ok? E fatelo, e poi lasciate i soldi su Google, quando siete pronti andate da un commercialista e vedete se dovete aprire un SRL, se potete aprire una partita IVA forfettaria all'inizio, sarà quello, ok? Poi un altro business che non ha proprio bisogno della partita IVA è il match betting, ok? Cioè sfruttare, ho fatto un corso completo, lo trovate anche nella playlist corsi completi gratis, sfrutta praticamente, intanto che meraviglia, eh? Sono belli i video qui, fatemi sapere se ne volete altri. Allora, il match betting sfrutta, che cosa sfrutta? Sfrutta i bonus delle piattaforme di calcio scommesse, e quelle sono vincite, non si devono dichiarare. Quindi proprio il match betting è un metodo matematico con cui potete guadagnare dalle varie piattaforme di scommesse attraverso i bonus, e comunque voi sfruttate i bonus, ma sono comunque vincite, quindi sono già tassate, voi non dovete pagarci le tasse, non ci vuole la partita IVA. Per il resto, io ora non mi ricordo, per quanto riguarda un altro business che potete fare grazie all'intelligenza artificiale, ChatGPT vi può servire per scrivere libri, venderli su Amazon. Stesso discorso su YouTube, all'inizio lasciate i soldi sull'account Amazon, poi quando cominciate a fare bei soldi, allora vi attivate, perché comunque tu parti da un libro, anche sulla playlist corsi completi c'è il corso
per avviare un business di libri scritti dall'intelligenza artificiale e venderli tramite Amazon. Ok? Quindi lasciate i soldi su Amazon, poi aprite la partita IVA. Ma non ha senso aprirla subito e neanche farsi sempre la domanda, ma bisogna aprirla. Perché? Perché non dovete subito intascare i soldi. I soldi li intascate quando inserite il metodo di pagamento, ma se voi non lo inserite, i soldi restano sull'account. Poi, quando siete pronti, ovviamente ci vuole tempo, anche per Amazon ci vuole tempo. Ci vuole scrivi un libro, poi ne scrivi un altro, ci vogliono 50, 60 libri, 100 libri da scrivere, magari soltanto una decina di questi magari vi fa 100-200 euro al mese, però per 10 sono 2000 euro al mese, a quel punto avete avviato un business. Poi vediamo altri business che abbiamo visto, più o meno per YouTube, Kishko Channel, Amazon, poi ovviamente se volete fare dropshipping, anche lì se volete fare dropshipping potete iniziare anche con dei tentativi. Se poi vedete che il prodotto vi vende un sacco di soldi, cioè vi fa un sacco di soldi, poi dichiarate. Oppure anche Etsy, volete aprire un negozio su Etsy e vendere prodotti digitali, fatelo, poi aprirete partita IVA quando avrete fatto un incasso notevole. Ok ragazzi, e potete lasciare tranquillamente sull'account di Etsy e poi quando raggiungete una cifra più che dignitosa potete fare il cash out molto tranquillamente. Quindi non è che dovete per forza partire ben organizzati, perché alla fine non sai neanche se andrà bene la cosa. Quindi all'inizio fai dei tentativi e poi vedi se le cose vanno. Quindi potete lasciare tranquillamente. Quindi come si avvia un business anche se non hai la partita IVA? Anzi, il consiglio è provate, no, non la dovete aprire, la aprirete quando poi, per esempio, un canale YouTube vi avrà fatto, sarà ingranato, ci avrete messo un anno. Il punto è iniziate a fare qualcosa se volete cambiare la vostra vita e guadagnare online e poter praticamente lavorare da dove volete, anche da una piscina, perché no? YouTube è, lo sapete, il mio business preferito, lo consiglio a tutti. Potete fare, ovviamente vi dovete fare, io mi sono fatto il mazzo per 15 mesi, ma io adesso potrei vivere facendo un video, due video a settimana, anche girando il mondo. Ok? Quindi non abbiate timore di partire, partite pure e potete lasciare i soldi sull'account di Google, perché fin quando voi non li prendete e questi soldi non vanno a finire nel vostro conto bancario, quei soldi non li avete ancora presi, quindi non c'è bisogno di dichiararli, sono nel vostro account di Google, di Amazon, di Etsy, di Shopify se fate dropshipping. Ok? Mi raccomando, potete tranquillamente fare così. Iscrivetevi al canale se volete aprire un business online e per supportarmi, commentate Michele, auguri. Noi ci vediamo la settimana prossima con i video che ripartiranno a bomba. Per il momento ho praticamente programmato 5 short al giorno che in realtà portano iscritti e funzionano. Però c'è un video, mi sa, programmato per domenica e poi lunedì torno in ufficio. Io intanto continuo la mia vacanza. Scrivete Michi auguri, se questi video vi sono utili iscrivetevi. Noi ci vediamo ad un prossimo video da Orti6, Dolomiti, è tutto, ciao!